queste sono dosi di servizio che si rifanno più o meno agli anni 90, quindi sono rimaste più o meno invariate, però è vero anche che sono interpretabili, nel senso che è ovvio che noi le nostre dosi le serviremo sì con questi parametri che sono questi, però potremo anche modificarle leggermente in base anche al tipo di bicchiere in cui vengono servite. In più al tipo di spesa che avrà il cliente. È ovvio che se un amaro sono magari un cocktail bar, c'ho il servizio al tavolo, un amaro lo faccio pagare 6 euro perché non ti voglio dare l'amaro sotto una certa cifra, magari diamogli un pochino in più. Ecco, questo è il suggerimento che faccio. Poi qui c'è scritto l'amaro si serve più o meno sui 3-4 cl. Benissimo, bene, benissimo. Se magari lo faccio pagare tanto perché la politica aziendale è quella che noi non vogliamo vendere tanti amari e che però se uno lo vuole c'è. E lo vogliamo fare, magari diamogli un bicchiere adatto, adeguato e diamogli un pochino di più, magari andiamo a 5 cl. Ecco, questo volevo dire con il discorso dell'essere un pochino malleabili e di riuscire a capire anche il tipo di situazione. Poi le scelte aziendali, ognuno ha le sue, le politiche aziendali pure, quindi non voglio andare dentro la politica aziendale di un'azienda, però magari cerchiamo di venire incontro al cliente che giustamente oggi è più preparato, più informato. C'è internet, sa che cosa va a bere, quindi cerchiamo di non prendere in giro il nostro cliente perché il nostro cliente non tornerà. Quindi noi ricordiamoci sempre che stiamo a lavorare per soddisfare l'esigenza di un cliente, che se è contento lui, siamo contenti anche noi. Questa è una cosa fondamentale. Quindi andiamo a vedere comunque queste dosi di servizio. Abbiamo detto gli amari 3-4 cl, gli aperitivi 4-5 cl, quegli aperitivi si intende quelli puri aperitivi, quindi come può essere un bitter, può essere un liquore da aperitivo come potrebbe essere un Aperol, un Bianco Sarto, un Select, via scorrendo, con o senza ghiaccio, quello poi va visto. Ora, generalmente questi liquori si vendono nei cocktail, però capita, a me è capitato che un cliente mi chiedesse mi fai un bitter Campari, un ghiaccio a voglia. Allora, la dose di servizio più o meno è sui 4-5 cl. Andiamo avanti, vediamo gli aperitivi all'anice. Gli aperitivi all'anice sono quegli aperitivi tipo Pernod, Ricard, Pastis, più diffusi in Francia che in Italia, però molto spesso qualche nostalgico c'è che li chiede. Vengono serviti generalmente in bicchieri tumbler alti con o senza ghiaccio, questo a esigenza del cliente, una brocca di acqua fresca a parte. E quindi il servizio si fa con uno stir all'interno del nostro bicchiere alto e la dose di servizio tra i 2,5 e i 3 cl e la brocca a parte, quindi poi il cliente se vuole si aggiunge l'acqua che vuole proprio per fare la diluizione giusta. Spumanti, champagne, qui c'è scritto 10 cl, io consiglio sui 12. 10 cl, siamo un po' braccini corti, diciamo. Si può fare 10 cl, sì, quella è la dose, però io suggerisco come per i vini bianchi e rossi, direi 12 cl, la dose giusta per tutto e non ci si sbaglia mai, anche perché i bicchieri che troviamo in commercio oggi effettivamente sono abbastanza capienti, quindi bisogna avere la giusta formula anche per avere un impatto estetico giusto. Quindi andiamo avanti, andiamo a vedere i vermut e vini aromatizzati, che sono i vini aromatizzati, sono tutte quelle bevande a volte speciali fortificate di alcol, quindi possiamo trovare magari degli sherry, dei porto, il vermouth appunto. Quindi se sono dei vini che sono più forti di un vino normale, sono bevande liquorose spesso, quindi sono intorno ai 6 cl, quindi meno di una dose di un bicchiere di vino. Andiamo a vedere la grappa, che qui c'è scritto 3 cl, però io la butterei insieme a tutti gli altri distillati, perché sotto, come vedete, c'è distillato con vodka, gin, tequila, whisky, eccetera, 4 cl. Io andrei a mettere anche la grappa insieme ai distillati e farei, unificherei tutto a 4 cl, non ci si sbaglia mai. Apro un'altra parentesi. Quando si parla di 4 cl va benissimo. È ovvio che, ritorno sempre al solito discorso prima, se io ho un locale che sceglie per politica aziendale, fare un drink più caro perché vogliamo fare una selezione, vogliamo fare un tipo di servizio in un certo modo, cerchiamo di venire anche incontro al cliente. Se noi facciamo pagare un drink 10 euro, che a volte capita, ve lo assicuro, magari diamo un cl in più, insomma, non si muore mica. Andiamo a ricordarci una cosa fondamentale: una bottiglia da 70 cl, con una bottiglia da 70 cl, con 4 cl noi ci facciamo 17 porzioni. Se andiamo a fare 5 cl, sono 3 porzioni che perdiamo, quindi 14 porzioni. Noi dobbiamo fare delle semplici operazioni matematiche, quindi quando abbiamo fatto queste operazioni matematiche possiamo decidere qual è il prezzo di vendita, qual è quello che costa a noi questa bevanda e quando abbiamo deciso il ricarico la possiamo vendere.
niente di più e niente di meno. Questa è proprio la base del nostro lavoro, ma come per tutti i lavori, se io vado a comprare una maglietta all'ingrosso e poi la devo rivendere, devo avere un prezzo di partenza, c'è l'IVA, ci sono le tasse, in base alle mie spese deciderò il ricarico al quale lo voglio vendere. Liquori dolci, 3CL, solito discorso, io tornerei sempre intorno ai 4 e non ci si sbaglia mai, anche perché i liquori dolci più o meno possono andare nella stessa categoria degli amari, perché sono liquori amari. Questa è una carrellata, corso abbastanza, ma proprio per darvi delle basi sulle dosi di servizio. È ovvio che poi ci torneremo sopra quando andremo a parlare delle categorie di cocktail e di tutte le tipologie merceologiche dei nostri prodotti, perché qui vediamo dei prodotti, ma ancora non abbiamo toccato quell'argomento, lo toccheremo nelle prossime lezioni.